In precedenza abbiamo parlato dei tavoli provinciali che dovevano dare un parere sulla destinazione delle aziende che venivano confiscate. Ora invece avete creato un altro strumento che ovviamente non sostituisce ma si aggiunge al tavolo provinciale, il comitato consultivo all'interno dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia. Un modo per complicare la normativa e far funzionare ancora peggio le cose. Perché, signori? Perché se l'agenzia può dare direttamente a delle associazioni, per esempio associazioni antimafia, questi beni, creare un comitato consultivo senza nessuna trasparenza, perché ripeto, non c'è nessuna trasparenza, che deve dare un parere che non è neanche vincolante sulla destinazione dei beni e all'interno di quei soggetti ci sono le stesse associazioni antimafia, e delle due l'una. O eliminiamo il comitato consultivo come stiamo chiedendo, o come abbiamo chiesto in precedenza, eliminiamo la possibilità che l'agenzia dia direttamente a queste associazioni i beni sequestrati e confiscati alla mafia. Grazie, Presidente. Prego, collega Duva. Sì, Presidente, grazie. L'abbiamo già detto prima per altri organi, evidentemente c'è questa tendenza in questo testo di legge di creare questi consigli direttivi, cercare di dare indirizzo. Noi non riteniamo che il problema siano le decisioni da prendere, perché è chiaro che questi organi hanno la necessità, hanno lo scopo di prendere una decisione, dei decision maker potremmo dire. Io non credo che sia quello il problema. Il problema dell'agenzia è stato ben altro. Il problema dell'agenzia è stata anche una carenza di risorse, una carenza di competenze. Risolvere il problema in questo modo non credo sia modo intelligente, per questo abbiamo chiesto la soppressione di di questa parte. Grazie, Presidente. Grazie, collega Duva. Collega Nesci. Presidente, questo provvedimento aveva l'intenzione ovviamente di velocizzare la concessione dei beni confiscati, sequestrati alle mafie e un nostro emendamento vuole cercare di riparare forse ad una norma frettolosa o se eventualmente non è stato questo il motivo. Chiediamo ai relatori, rappresentanti del Governo, di spiegarci il motivo per cui si inserisce un ulteriore comitato oltre al tavolo, provinciale già inserito. Il nostro timore è che ovviamente ci siano ulteriori lungaggini, che possono anche verificarsi a causa appunto dei componenti di questi tavoli, di questi comitati, perché non essendoci trasparenza, non essendoci appunto una necessità, effettiva di creare ulteriori